A Teramo, nell'ultimo consiglio comunale, l'opposizione aveva chiesto l'istituzione di una commissione comunale d'indagine sul teatro comunale. Questo alla luce della sentenza del TAR con cui i giudici amministrativi, accogliendo il ricorso del titolare della società commerciale che ha un'attività all'interno dell'edificio pubblico che sarà oggetto della ristrutturazione, avevano condannato l'ente ad un indennizzo di 700.000 euro. Una richiesta, quella dell'istituzione della commissione, che però è stata bocciata da parte della maggioranza del sindaco D'Alberto. Una decisione che ha scaturito grandi polemiche da parte dell'opposizione, che ha annunciato di voler intraprendere tutte le strategie legali per fare chiarezza sulla questione. Su un fatto gravissimo che ha attestato un comportamento grave da parte dell'amministrazione, che ha sottoscritto un contratto pur sapendo che quel contratto non avrebbe potuto essere eseguito. Lo dice la sentenza, non è stata appellata questa sentenza, è stato adesso fatto un accordo e davanti alla nostra richiesta di una commissione di indagine, quindi di utilizzare uno strumento democratico che lo statuto e il regolamento prevedono e che si fa all'interno del Consiglio, quindi senza andare in enti o autorità competenti diverse, c'è stato negato perché hanno paura evidentemente dell'accertamento della verità, non sono tranquilli e soprattutto non sono rispettosi dei principi democratici. Allora noi denunciamo con forza questo comportamento, ci rivolgeremo alle autorità competenti, nessuna esclusa, tutte, e chiederemo tutti i documenti che ci sono stati negati, dal progetto iniziale fino a tutti gli atti giudiziari, a tutti gli atti di accordi o relazioni o altro, perché la città non può essere trattata così. I consiglieri di opposizione inoltre sono tornati a chiedere le dimissioni immediate del sindaco D'Alberto. Noi abbiamo detto insieme, perché siamo molto uniti, abbiamo detto insieme che il sindaco deve dimettere, deve fare un atto di dignità, perché davanti a un fatto così grave, a tutti gli altri fatti che tutta la città conosce, tutti gli altri problemi che ci sono e che non mi metto qui adesso ad elencare, non hanno mai risposte. E allora noi vogliamo ripristinare un discorso democratico, soprattutto a chi come Partito Democratico, 5 Stelle, Liste Civiche hanno la bandiera della trasparenza, ma davanti a un fatto che li coinvolge ovviamente fanno un passo indietro.